Eccomi, buongiorno. Allora, mi aveva chiesto chi? Miriam, credo, se potevo farle vedere come facevo i capelli, che come vi dico sempre, in realtà è una cosa estremamente semplice. I capelli, sì, ecco, i capelli, non i miei, quelli delle bamboline. Sono veramente, è proprio molto semplice, però mi fa piacere farvi vedere un paio come li faccio, un paio di modi e basta. Quindi direi che vi, come al solito, io vi ribalto Tutto e alla fine. Un altro modo invece che utilizzo io per fare i capelli, e questo intanto lo sposto, è con la ghiaccia reale. Forse ve l'avevo anche già fatto vedere. Questa è la finissima, la nostra ghiaccia reale extra fine, testata con Beccuccio 00, quindi potete utilizzarla anche con i beccucci più fini. E andiamo in 2 secondi a prepararci un po' di ghiacciarmi. Io ora ho messo 2 cucchiai, diciamo da minestra, di preparato e vado ad aggiungere 2 cucchiaini da caffè di acqua. Ok? Dopodiché vediamo la consistenza una volta che avrò mescolato bene. Sicuramente sarà, diciamo, troppo morbida per quello, tra l'altro, che dobbiamo fare noi. Però io preferisco partire da una ghiaccia un pochino più liquida e andarla a solidificare, diciamo così, successivamente. Ok? Lo trovo più facile. Quindi vado ad aggiungere circa mezzo cucchiaio da minestra di ghiaccia e continuo a mescolare in questo modo. Quindi ho aggiunto un altro mezzo cucchiaio di preparato in polvere. Direi che questa è già una consistenza, scusate, che mi piace, ok? Devo levare. Se cap dovesse capitare che rimango, che trovate man mano che la diluite dei piccoli grumi, non vi preoccupate, quello non è altro che zucchero cristallizzato, quindi non dovete fare altro che mescolare bene, andarlo a schiacciare. Magari preparate la ghiaccia, aspettate qualche, scusate. Aspettate qualche minuto. Okay. Eccola qua, del nostro Be Painting color nero, con il quale io andrò a colorarla. Quindi sto andando ad aggiungere una massa comunque non proprio, come si dice, non è polvere, non è una massa solida, ok? Quindi il rischio è che mi vada a leggermente diluire la ghiaccia, ok? Quindi una volta che ho mescolato, vado a controllare come si dice, la consistenza, ma direi che la consistenza è ottima. L'abbiamo fatta bella bella solida e era così che la volevo. Quindi, una volta che adesso cosa facciamo? Ci prendiamo la ghiaccia è nera, quindi il mio consiglio è di prendere della pasta di zucchero nera e andare a creare qua intorno. Chiedimi, Annalisa, chiedimi pure, che sennò poi va a finire che ci dimentichiamo. In questo modo. Questo mi serve come punto di appoggio per la ghiaccia che andrò a mettere. E questa tecnica della ghiaccia è una tecnica che io utilizzo se devo fare, ad esempio, i capelli ricci, ok? Quindi, come abbiamo fatto prima, da dietro al davanti, dal basso verso l'alto. Quindi mi metto qua, giro così la ghiaccia. Cioè, muovo la sac à poche in questo modo.
Ok. Vedete il movimento che faccio? Mi muovo così. Se riuscite a far riposare la ghiaccia, però ripeto, secondo me potevamo farla anche più, come si dice, anche più solida di così. Ok? E andiamo avanti in questo modo. Oppure la vai a dipingere successivamente, cioè fai la ghiaccia, fai il decoro e successivamente puoi dipingerlo con il bee painting. Allora sì. Adesso il discorso è che se io continuo, posso continuare ad aggiungere, però l'ideale è permettere alla ghiaccia di asciugare un pochino in modo poi da poter andare sopra e fare altri, come si dice, altre ciocche, ok? E quindi dare maggior volume al lavoro. Ora io sto lavorando in una posizione orribile, vi chiedo scusa. Non è così che si tiene la sacca a poche, ve lo dico subito. Va bene? E andate. Ora questo qua mi si ribalta. E quindi andate avanti in questo modo, ok? Ora io la così. Aspettate, eh. Mi giro così. Ok, ovviamente la ghiaccia ha dei tempi di asciugatura molto brevi, quantomeno tempi di asciugatura superficiali. Quindi, se voi fate tutta la testa, tempo che avete finito, la prima parte che avete fatto avrà già cominciato, diciamo così, a solidificarsi. E quindi sono troppo vicina. E quindi potrete andare nuovamente sopra per quel discorso che vi dicevo di andare a creare le diverse ciocche. Ovviamente più è solida la ghiaccia reale, più l'avete preparata solida e più la ghiaccia reale mantiene la consistenza, la forma anche durante il processo, diciamo così, di lavorazione. Ok? Così. Così, ok. Ecco, adesso è molto morbida, ok? Se io aspettassi un quarto d'ora, fra un quarto d'ora potrei andare, cioè sì, potrei tornare sopra e avere molta più distinzione tra le varie ciocche. Continuiamo. Ok. Allora, sappiate che io vi leggo quando mi mandate i messaggi privati su Messenger e sto parlando proprio di te, io li leggo, quindi non mi fare ridere per favore. E tu sai che sto parlando di te, mia cara. Mi dicono che sto facendo la parrucchiera, cioè vi rendete conto? Mi prendono in giro, ma non si può, non si può. Ok, basta. Questo è quanto. Sì, è inutile, mi mandi i bacini. Allora, vi dicevo, questo è un modo per fare i capelli ricci, ok? Ed è un modo un po' diverso per non usare sempre la pasta di zucchero, anche perché la ghiaccia reale comunque a paragone pesa meno rispetto alla pasta di zucchero. Quindi ovviamente il peso della ghiaccia non va a influire sul pelo del... Sì, sul pelo, ma cosa sto dicendo? Oddio, è arrivato Carmelo, mi sono emozionata e adesso non riesco più a parlare. Cioè il peso della testa non va più a influire sul collo, comunque influisce meno, perché ripeto, una cofanata di capelli così pesa molto in ghiaccia, pesa molto meno rispetto a una cofanata così di capelli in pasta di zucchero. Detto questo, se avete domande, qualunque domanda o necessità, mi scrivete info @bimagenta.it, shop @bimagenta.it, WhatsApp 34 4582 41 435, oppure messaggio privato qui su Facebook. Io sono a vostra disposizione. Okay.
Ciao, grazie mille, buona serata, buon weekend. Baci baci. Ciao.